Una manifestazione in segno di solidarietà a Nadia e Neila, le due donne tunisine aggredite a Monterotondo perché una di loro indossava il velo, è stata organizzata dall'amministrazione comunale in passeggiata. Le due sorelle hanno raccontato di essere state insultate e picchiate da un gruppetto di ragazzi seduti ai tavolini di un bar. Uno di loro è stato denunciato per lesioni, percosse e delitti contro i culti ammessi dallo Stato. Il giovane, che si è scusato con le vittime, ha fornito agli inquirenti una diversa versione dei fatti e spiegato che il suo gesto non è stato motivato da sentimenti di razzismo. Le indagini dei carabinieri per chiarire le esatte dinamiche e individuare gli altri responsabili sono ancora in corso. Sì, mi sento in colpa nei confronti di mia sorella perché l'ho ospitata io qua e io l'ho fatta, la porto sempre dove ho vissuto i miei 20 anni, perché io da quando avevo 18 sono venuta qui a Monterotondo, anche se tornavo giù solo per l'estate, il tutto passavo con lei 15 giorni, 20 giorni. E questa volta sono contenta per quest'anno perché ha passato 5 mesi qua vicino a me, anche se lei sta a Caserta, però sempre vicina. E questi 5 giorni l'ho ospitata qua da me e siamo usciti per fare un giretto, per farla vedere dove ho vissuto i miei 20 anni, e mi sento in colpa nei suoi confronti. Gli chiedo scusa, ma gli chiederò per tutta la mia vita le scuse, veramente, forse non basta. No, عجبتني كيفاش è soddisfatta pure lei di questo incontro che ha fatto il sindaco per noi, questa manifestazione, questo sit-in. È contenta pure lei. Soddisfatta. L'ha fatta capire forse l'importanza dell'integrazione, sicuramente, perché siamo tutti uguali. Non sceglie per dire no perché sono di un'altra nazione, rimango là anche se non sto bene. Uno si viene qua perché rimane perché sta bene. Io da 20 anni sto bene. C'è qualcosa che volete dire ai ragazzi? Ai ragazzi spero che se ne rendano conto del male che ci hanno fatto e spero che frequentano di più gli immigrati e vedono quanto siamo uguali, non ci stanno differenze né di razze né di religioni né di niente e lasciar vivere gli altri. كما نقولوا بلغتنا احنا ما كرهوش عام non lo dovevano fare perché danno una brutta figura agli italiani, all'Italia, non lo dovevano fare. Che idea avete dell'Italia? Io da 20 anni. E ci sono like Italia. Ma lei guarda, lei c'ha questo rapporto fra lei personalmente e l'Italia, perché lei praticamente ha ricevuto un sacco di gente italiani che vengono in Tunisia, amici nostri, amici di mio fratello, e li riceve a casa perché c'ha casa grande, quindi c'ha un bellissimo rapporto con gli italiani e l'Italia. Dice i giorni della rivoluzione tunisina c'erano 14 italiani a casa mia, fra giornalisti, fra... Resterai in Italia? Sto qua in Italia? Non decida adesso, è difficile decidere. Un viaggio nel paese lo deve fare comunque, così si rilassa. Cosa chiedete voi adesso? Noi non chiediamo niente, noi non vogliamo niente. Io già l'ho detto, voglio la giustizia. Già questo che è stato fatto dalla parte del sindaco, dalla parte di tutto il paese, mi ha dato soddisfazione, mi ha fatto piacere. E così sono sicura che tutti gli italiani non sono uguali e forse questa piccola parte di questi aggressori, e speriamo che trovano soluzione con loro, magari non lo so, li fanno frequentare delle associazioni che li fanno frequentare gli immigrati, così capiscono che siamo tutti uguali. Io da loro non voglio niente, forse i primi giorni ero arrabbiata, però anche se vanno in carcere non è che mi cambia qualcosa, non cambia la vita. Non vanno, non è che mi cambia la vita. Non voglio risarcimenti di danni morali, niente, perché per noi è anche peccato. La nostra religione dice che i soldi che dobbiamo guadagnare ci dobbiamo sudare.
E basta, non chiedo niente, ecco. Già, ma questa cosa del sindaco mi ha dato soddisfazione. Poi anche a mia sorella piano piano passerà, poi tornerà giù al paese, lì sarà un brutto ricordo, diciamo. È stato un bellissimo pomeriggio, con una bellissima risposta della città. Non volevamo assolutamente fare, diciamo, un processo pubblico a nessuno, solo dire che la nostra città non è razzista e che se è successo un episodio di intolleranza e di violenza, all'interno del quale sono anche volati insulti razzisti molto pesanti, questo episodio va condannato, diciamo, il razzismo delle parole rivolte a queste due donne, la violenza loro rivolta, e ci tenevamo a dire che Monterotondo non è quella che è stata rappresentata, così un po' stereotipando situazioni che città nelle quali probabilmente avvengono situazioni più gravi di questa e volendo far capire che avvengono dappertutto. Respingiamo un po' l'immagine che è stata data di questa città. Ho avuto modo anche di parlare di molti progetti che noi abbiamo in campo per l'integrazione, per la valorizzazione della diversità in ogni ambito, quindi non vedo perché da una vicenda di violenza, alla quale tra l'altro la città ha reagito immediatamente, tra i primi quelli che hanno assistito alla scena, da questo se ne debba dedurre un'idea della città che non rispecchia completamente la città di Monterotondo. È stato un episodio di intolleranza, un episodio di razzismo che è stato aggravato, diciamo, anche da una certa violenza, e questo non è stato motivato da addetta, diciamo, del ragazzo coinvolto nell'aggressione, da istinti o da idealità razziste, ma da altre situazioni. Quindi sindaco, lei appunto ha avuto modo di incontrare uno dei ragazzi coinvolti e denunciato, cosa le ha raccontato? Ma innanzitutto dispiaciuto per il problema e l'immagine che ha creato della città, dispiaciuto per l'immagine che ha creato di sé, per il problema che ha creato a se stesso, un ragazzo che non nutre assolutamente sentimenti razzisti, ma che, diciamo, ha dato sfogo a, evidentemente, questo lo aggiungo io, ad una violenza, cedendo a dei luoghi comuni che hanno offeso profondamente la sensibilità delle persone, oltre a offenderle poi fisicamente, perché ne è nata, diciamo, una colluttazione. Quindi, al di là di queste che io interpreto come delle scuse, perché è stato un atto molto significativo, perché ho invitato questo ragazzo, ho trovato una mattina in comune, mi ha fatto molto piacere, credo debba far piacere alla città, non è stata un'aggressione razzista, fatto sta che all'interno di questa aggressione sono state offese la religione e la provenienza di due donne, e questo noi non possiamo permetterlo, e nel caso in cui avviene è giusto che la città si mobiliti per capire che, seppure non c'era una motivazione politica in questo gesto, è un gesto sconveniente, incivile e non rappresentativo del sentimento di questa comunità nei confronti di chi viene da territori diversi dal nostro. Ringraziamo i cittadini, il sindaco di Monterotondo, ma anche i mass media che hanno dato, hanno parlato di questa situazione. Se si vede oggi ci sono tanti cittadini in piazza e questo ci rassicura. Ecco, la paura che avevamo il primo giorno se ne sta andando. Abbiamo visto anche dei manifesti da parte del comune di Monterotondo in solidarietà con le donne picchiate. Sinceramente siamo soddisfatti, e anche soprattutto per questo noi non chiederemo un danno economico, non ci interessa, anche contro la nostra religione, prendere dei soldi senza sudarli. Non vorremmo, non desideriamo neanche che vanno in carcere, perché non fa del bene a noi ma non fa del bene neanche a loro. Cercheremo di chiedere se un giudice ci ascolterà, che quei ragazzi fanno un'esperienza in associazione antirazziste per capire esattamente che cos'è la diversità e anche loro a loro volta trasmettere delle cose a altri cittadini che la pensano diversamente da noi, che la pensano come loro, penso che pensano che i diversi non sono uguali. Io intendo comunque portare la solidarietà alle persone che sono state aggredite, mie personali, del presidente Zingaretti e del consiglio provinciale intero, dicendo che ha fatto bene l'amministrazione comunale ad organizzare questa manifestazione. La risposta è stata una risposta molto positiva,
perché questi gesti non possono essere, non si possono far passare sottacendo le cose. Quindi ha fatto bene l'amministrazione, anche perché dobbiamo respingere in pieno questi gesti di intolleranza che non fanno parte della storia della nostra città.